Grazie Presidente. Io vorrei parlare di un furto, ma di un furto non di poche migliaia di euro, ma di un furto di 2 miliardi di euro ogni anno. 2 miliardi di euro, infatti, è quanto è stato calcolato le banche si appropriano con la tecnica dell'anatocismo, una tecnica che è illegale ma viene tuttora utilizzata. E non è un caso dire che le banche continuano a utilizzarlo, perché solo nell'ultimo periodo 9 banche sono state condannate in via definitiva, quindi non è una nostra opinione personale, ma è una serie di sentenze che sono state dichiarate nei confronti di 9 banche, che sono la BPM, ING, Deutsche Bank, Intesa San Paolo, Unicredit, Fineco, IV Bank, Banca Regionale Europea, che è del gruppo UBI, e Banca Sella. Vorrei però chiarire che tutto quello che il Tribunale può fare è ordinare la cessazione del comportamento illegittimo, e ci mancherebbe altro, e semplicemente l'adozione di misure informative per portare a conoscenza dei danneggiati e dei consumatori il dispositivo delle ordinanze emesse dai tribunali, cioè la sentenza. Quindi vorrei far capire ai cittadini che se loro vanno in negozio e rubano un pacchetto di caramelle o una mela, vanno in galera, e naturalmente è giusto, non si deve rubare. Se invece le banche rubano 2 miliardi di euro all'anno, tutto ciò che il tribunale può fare è dire alla banca cattiva, cattiva, non farlo più. Cioè, questo Parlamento che ieri ha votato per una riforma del Senato e oggi per il finanziamento dei partiti, non trova mai il tempo per introdurre una cosa molto banale, cioè una sanzione. Una sanzione che abbia misura dissuasiva e ovviamente anche un'altra misura, che è la restituzione del mal tolto. Non si capisce perché un ladro beccato con le mani nella marmellata debba restituire e le banche no. E l'estensione anche di questi provvedimenti anche per le imprese e i professionisti, visto che al momento vale solo per i consumatori questa tutela. Quindi noi chiediamo che venga data risposta alla mia interrogazione, che denuncia proprio questa situazione, e auspichiamo con forza che Banca d'Italia, che ha il potere di ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite, lo faccia. Non si capisce perché, o meglio, si capisce benissimo. Grazie senatore. Se mi lascia concludere. Sì, concluda. Allora, auspico che Banca d'Italia eserciti il suo potere che le deriva dall'articolo 128 ter del testo unico bancario. Auspico che questo Parlamento introduca delle sanzioni e l'obbligo di restituzione degli interessi indebitamente percepiti.